possibile fare, con quali regole, ad esempio il botulino, quando può essere usato e richiedendo quali garanzie. Come combatte l'invecchiamento cutaneo? Beh, ci provo con tante creme la mattina e la sera prima di andare a letto. Ioanna faceva la hostess. Per lei la pelle è sempre stata un biglietto da visita importante, ma lo specchio non regala sconti, i segni del tempo non risparmiano proprio nessuna. L'invecchiamento cronologico è legato all'età e geneticamente determinato. L'invecchiamento estrinseco invece è legato a stili di vita e fattori ambientali. Nel caso specifico della signora, è stata troppo esposta al sole nella sua vita. In questo caso i segni dell'invecchiamento principali sono una secchezza della pelle, una disidratazione della pelle, piccole macchiettine, rughe più o meno profonde. La pelle, come un'impalcatura, andrebbe puntellata ai primi cedimenti, guai ad aspettare che crolli. Tra le tecniche a disposizione del dermatologo, il peeling resta ancora una delle più richieste. I peeling consistono nell'applicazione di sostanze esfolianti. Questo determina una stimolazione di fibroblasti a produrre collagene ed elastina. Inoltre la rimozione dello strato corneo determina una maggiore luminosità al viso, vengono ridotte le piccole rughe superficiali e soprattutto c'è una diminuzione della pigmentazione. In ambulatori dedicati come questo dell'Istituto San Gallicano di Roma, esami sofisticati consentono di quantificare il grado di invecchiamento, un dato fondamentale per la scelta del trattamento. La signora ha un grado di invecchiamento importante e quindi abbiamo pensato di utilizzare un laser CO2. Nel suo caso utilizzeremo un laser CO2 frazionale associato a radiofrequenza. Otteniamo un'ablazione dei tessuti superficiali, un restringimento del collageno e quindi un rimodellamento nella fase di guarigione. Pertanto ci sarà una attenuazione delle rughe e una maggiore tensione di tutta la cute. Il viso invecchia, ma anche le gambe dopo i 40 cominciano a perdere tono ed elasticità. Come questa paziente, sono tante le donne alle prese con antiestetici reticoli di capillari chiamati teleangiectasie. Per il trattamento delle teleangiectasie degli arti inferiori, il laser di elezione è il neodimio YAG. Questo perché questo tipo di laser ha una lunghezza d'onda idonea per il trattamento di capillari di grandi dimensioni, localizzati in profondità. Inoltre possono essere trattati anche i pazienti con fototipo scuro. La tecnologia di certo aiuta, ma per mantenere giovane la pelle bastano poche semplici regole. Una buona detersione e idratazione quotidiane, una rigorosa fotoprotezione e soprattutto una dieta sana. Come tutti sappiamo, un'alimentazione ricca di antiossidanti, quindi frutta e verdura. A volte l'alimentazione sola non è sufficiente, pertanto aggiungerci un pochino di compresse per bocca di antiossidanti, di vitamina E, di vitamina C, di omega 3 e omega 6 sono importantissime per avere una bella pelle.